Buon pomeriggio, mi chiamo Elisabetta Pettinari e oggi insieme ai miei colleghi parleremo un po' di Dami, un'azienda operativa nel settore calzaturiero da oltre 50 anni. Possiamo cominciare dicendo che l'azienda nasce nel 1968 dai fondatori Alberto Catalini e Ennio Pieragostini a Sant'Elpidio a Mare, cuore di uno dei distretti calzaturieri più importanti a livello nazionale. La Dami nasce come una piccola realtà che produceva e lavorava le pelli, in particolare il cuoio, e che produceva suole per bambino in tiere. A partire dagli anni 90, però, si aprono gli orizzonti verso l'Europa e a questo proposito nasce nel 2002 Degam, ovvero un brand dedicato alla produzione di suole per calzature uomo e donna. Oggi l'azienda è guidata dalla sua seconda generazione e ha una gestione completamente al femminile, con il direttore generale Elisabetta Pieragostini e il legale rappresentante Daniela Pieragostini. La Dami conta circa 80 dipendenti, ha due sedi logistiche e produttive, una in Italia e una in Serbia, e produce e vende circa 7 milioni di suole all'anno. La vision adottata dalla Dami è far camminare meglio il pianeta. Ciò si traduce nella ricerca continua di innovazione, tecnologie e materiali all'avanguardia, senza però mai perdere il senso dell'estetico, della funzionalità e dell'ecosostenibilità. Dami si distingue per la sua attitudine al miglioramento continuo. Questo avviene ovviamente sempre attraverso la ricerca e l'innovazione, seguendo sempre un approccio alla sostenibilità. La sostenibilità, la cultura della sostenibilità può riguardare tre diversi aspetti, che sono il prodotto, il processo e l'organizzativa, l'organizzazione. La sostenibilità di prodotto si raggiunge attraverso i materiali green che vengono utilizzati per la produzione di suole. Tra i materiali green abbiamo materiali bio-based o rigenerati. Tra i bio-based ricordiamo il TPU, che è un poliuretano termoplastico la cui materia prima è completamente biodegradabile in 60 giorni. Il TR, una gomma termoplastica la cui materia prima deriva da 100% da oli vegetali, e l'EVA, la cui mescola aiuta a combattere la produzione di gas serra attraverso la cattura di CO2 ed è composta per un 75% di materiale biologico. Tra i materiali rigenerati abbiamo il TPU, che è composto dal 95% di materiale riciclato, il TR, composto dal 100% di materiale riciclato, e dall'EVA, che invece può avere un contenuto riciclato fino al 40% e deriva molto spesso dagli scarti di produzione. Come novità, che comunque l'azienda sta anche presentando con una collezione in questi giorni alla Fiera Linapelle, abbiamo tra i materiali il Liquid Wood e il Bloom. Il Liquid Wood è un biopolimero termoplastico ottenuto da tre componenti naturali, che sono la lignina, la cellulosa e la canapa o altre piante, in aggiunta ad additivi naturali. Il Bloom invece è una bioplastica naturale ottenuta da un processo di lavorazione delle microalghe. Prima abbiamo parlato di materiali rigenerati. Rientra quindi in questo caso il contesto della certificazione GRS, ovvero Global Recycled Standard. Questa certificazione nasce dall'esigenza di garantire la presenza di materiale riciclato all'interno dei propri prodotti e anche dall'esigenza di rispettare e supportare gli standard ambientali e sociali. Lascio ora la parola alla mia collega Federica.
In DAMI parliamo di ecosostenibilità di processo, in quanto l'azienda è già certificata per la ISO 14001 e la ISO 45001. È in corso di certificazione per la ISO 9001. La ISO 14001 è una norma internazionale d'adesione volontaria che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Il primo step per ottenere tale certificazione è la realizzazione di un'analisi ambientale, quindi valutare e capire quali sono gli aspetti che, del ciclo produttivo, ma dell'azienda in generale, che vanno ad intaccare sull'ambiente. In secondo luogo si definisce una politica aziendale attribuendo specifiche responsabilità in materia ambientale, quindi sempre seguendo l'obiettivo di applicare e mantenere quei requisiti richiesti. È una dimostrazione di un'apertura mentale verso le problematiche ambientali e porta quindi a sviluppare un nuovo modo di far business con una focalizzazione sul risparmio e una politica di risparmio. La ISO 45001 invece è la norma dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro ed è la prima norma internazionale che definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo. La DAMI può essere considerata un'azienda green non solo per essere certificata ISO 14001, ma per il fatto di svolgere molte azioni green. La prima, ad esempio, è l'acquisto di energia, per l'80% di energia green, quindi ottenuta già da fonti energetiche rinnovabili. E il 20% dell'energia utilizzata dalla DAMI è prodotta e deriva dal nostro impianto fotovoltaico. Siamo dotati anche di un magazzino verticale che permette di movimentare e recuperare gli stampi in totale sicurezza, sgravando anche gli operatori da uno sforzo fisico importante. Si parla invece di ecosostenibilità di organizzazione, poiché l'azienda è dotata di una carta ecoetica, quindi dell'applicazione che consiste nell'applicazione dell'articolo 12 del codice etico che riguarda la visione della tutela ambientale. La strategia che la DAMI vuole portare avanti è il For Better Living, che si fonda su tre pilastri: il Be Innovative, il Promote Low Waste e il Promote Respect. L'azienda redige anche un bilancio di sostenibilità ambientale, cioè una rendicontazione non finanziaria del valore creato da una gestione ambientale che si presenta per essere rispettosa dell'aspetto economico, sociale e ambientale. Possiamo definire l'azienda nella quale lavoriamo un'azienda lean, un'azienda snella. Perché vengono applicati due i principi del Lean Thinking e del Toyota Production System. Un punto molto importante sul quale l'azienda sta lavorando, soprattutto negli ultimi anni, è la formazione dei dipendenti, perché crediamo fortemente che la formazione del dipendente, il miglioramento dei dipendenti, portino poi ad una performance complessiva migliore. Lascio la parola a Diego del reparto 3D. Salve a tutti, mi chiamo Diego Storani e mi occupo appunto del reparto 3D di DAMI. Proprio per quello che avevano accennato poco fa le mie colleghe, DAMI tende particolarmente a tenere alla sostenibilità, ma soprattutto anche all'innovazione tecnologica. E è così che nel 2021 decide di introdurre all'interno dell'azienda la stampa 3D. La stampa 3D nel nostro caso si tratta di stampa 3D di EOS per sinterizzazione laser, quindi si utilizzano delle polveri. E nel nostro caso si utilizzano principalmente la polvere di TPU e la polvere di poliammide.
quindi un materiale morbido e un materiale rigido. Nel caso del morbido ci permette appunto di fare di produrre le suole o magari accessori magari dedicati più al footwear, mentre per quanto riguarda il poliamide, ecco, possiamo variare, spaziare anche in altri settori, in altri ambiti, proprio perché appunto la stampa 3D non per forza deve essere legata al settore in cui l'azienda opera. E nel nostro caso la stampa 3D, appunto per sinterizzazione laser, funziona con una stratificazione di polvere sul piano, quindi c'è un letto di polvere, successivamente un laser va a sinterizzare, quindi a rendere solida, diciamo, la parte in cui, che viene colpita appunto. Strato dopo strato, layer dopo layer, si ottiene il pezzo finito, pezzo che quando viene estratto si trova immerso nella polvere appunto, quindi seguirà un processo di pulizia del pezzo e tutta la polvere che è stata utilizzata e che non viene, diciamo, che non è concernente al pezzo stesso, viene riciclata. Nel caso del TPU si tratta di in entrambi i casi si tratta di un riciclo del 100%, poi nel caso del TPU viene fatto un refresh al 20%, quindi viene immesso una percentuale del 20% di materiale nuovo, mentre per quanto riguarda il poliammide c'è un 40% di materiale nuovo. Comunque, in ogni caso, la polvere viene riutilizzata. E questo, la stampa 3D, quindi, permette dei vantaggi. In particolare, la possibilità di fare le figure, diciamo, o i design più stravaganti, o comunque non ci sono problemi di sottosquadri, quindi c'è massima libertà di espressione anche da parte dei designer stessi. Difatti molto spesso ci viene chiesto di produrre delle maquette magari particolari con delle texture o delle scritte, e questo anche dei monoscocca, cosa che magari con la stampa tradizionale sarebbe più difficoltoso fare, proprio per via dei sottosquadri. E c'è massima quindi libertà di espressione, massima libertà alla creatività, e ci sono poi delle finiture che si possono fare in post processo. Nel nostro caso abbiamo anche la possibilità di fare una colorazione a bagno d'acqua che penetra proprio all'interno del materiale, rendendo quasi il pezzo che generalmente è stampato esce bianco, prende il colore, diciamo, che poi il cliente desidera. La produzione è sia interna sia c'è anche il discorso del service, quindi il cliente che richiede il pezzo non per forza appunto legato al footwear. Questo porta a ridurre i tempi di messa in produzione, magari nel caso della suola, e anche a nel caso in cui si vogliono effettuare delle modifiche. Prima di fare lo stampo si stampa il pezzo in 3D in modo da poter modificare direttamente il pezzo in 3D e non lo stampo, appunto. Ora vi lascio a un breve video dove introduco e vi porto con me nel reparto 3D di Dami. Grazie. La stampa 3D parte sempre da un file STL, l'estensione, diciamo, del file che è necessario alla macchina per avere, diciamo, le matematiche, le geometrie del pezzo che poi si desidera stampare. Una volta che abbiamo il file STL pronto, possiamo dal computer mettere il file all'interno di una stanza virtuale, diciamo, che simula il volume della macchina. A quel punto la macchina va a generare i cosiddetti slice. I slice sono come se fossero delle fettine, diciamo, taglia il pezzo in numerose fette. Nel caso nostro la macchina lavora su strati da 0,12 mm. Una volta che generati gli slice vengono passati attraverso un altro file alla macchina, al computer della macchina. Queste sono macchine SLS, quindi a deposizione di polvere. Adesso vi mostro quali sono le componenti che si trovano all'interno di una macchina P396 di EOS. Troviamo a destra e a sinistra i contenitori con la polvere, che arriva direttamente dal contenitore piazzato qui a sinistra. Quindi qui c'è la polvere riciclata,
che è stata, ha subito il processo di refresh e che poi viene inserita all'interno di questo carrellino che man mano si posiziona a destra e a sinistra, carica la polvere e la deposita sul piatto di stampa. Piatto di stampa che a sua volta scende di 0-12 mm ad ogni passata, permettendo quindi la deposizione della polvere, e poi al di sopra c'è un laser che va a sinterizzare la polvere, quindi a solidificare i pezzi da noi desiderati. Tutta la polvere in eccesso viene poi scaricata all'interno di questi contenitori e viene riciclata anch'essa. Il contenitore che avete visto in macchina viene poi messo all'interno di questo macchinario, che è fondamentalmente un setaccio che serve appunto per l'estrazione dei pezzi prodotti stampa 3D. In questo caso il piatto di stampa viene fatto sollevare, tutto il materiale in eccesso, e quindi il materiale che verrà poi riciclato, viene setacciato all'interno del setaccio e reimmesso all'interno del contenitore che poi verrà collegato al sistema di riciclaggio. I materiali da noi utilizzati attualmente sono il TPU e il PA12 o PA22. Il primo è un materiale morbido, lo utilizziamo soprattutto per la produzione di suole, il secondo invece è un nylon, quindi un materiale rigido. Entrambi i materiali sono riciclabili, nel caso del TPU il riciclo è del 80%, quindi c'è un 20% di materiale nuovo che è contenuto all'interno di questo recipiente, che poi viene risucchiato all'interno del contenitore e insieme al materiale usato viene mescolato, la temperatura e la pressione sono controllati e quindi ne esce un materiale subito pronto per un nuovo utilizzo. Anche il PA12 è riciclabile, ma in quel caso al 40%. Una volta che il materiale è stato setacciato e che i pezzi sono stati estratti dalla polvere, poi comunque hanno sempre dei residui attaccati. E a questo punto ci rivolgiamo, diciamo, alle macchine di sabbiatura. In questo caso abbiamo una sabbiatrice automatica con un cestello rotante e la sabbiatrice manuale che ci aiuta, diciamo, ad arrivare in quei punti un po' più difficili. Questa invece è una coloratrice, serve appunto per colorare i pezzi stampati sia in PA12 che in TPU. Si sceglie la cartuccia, quindi la dimensione del volume che si può andare a colorare, il colore, e poi una volta scelto la cartuccia viene inserita all'interno del cestello e scansionata, e poi la macchina parte e fa il suo processo. È un processo a temperatura, anche qui, e pressione controllati.